possibile con IREN. Con IREN puoi avere internet wifi a partire da 18,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione. No! Nonna, ma proprio adesso? Ciao amici di Io Gioco, ci troviamo ai tavoli demo di Giochi Uniti e a proposito di demo e di prototipo c'è qui con noi Giacomo di Cobblepot che ci parlerà di Belfegor. Sì, abbiamo avuto l'opportunità di fare un qualche turno di prova in anteprima, grazie mille per averci ospitati nel vostro spazio. Bacco, grazie a voi dell'opportunità perché sappiamo che questa è un'anteprima che uscirà nel 2025, diciamo, seguiranno ovviamente gli annunci della Giochi Uniti perché possiamo già affermare che è una produzione che abbiamo fatto in partnership con loro, quindi saranno loro il nostro editore per quanto riguarda l'edizione italiana e siamo molto felici di tornare a collaborare con i ragazzi di Giochi Uniti. Esatto. Ci puoi dire qualcosa del gioco così proprio a grandi linee per ingolosire un po'? Io ho fatto qualche turno ma lascio parlare lui. Allora, il gioco è un gioco a movimento nascosto uno contro tutti, dagli autori Gabriele Mari e Gianluca Santopietro che sono già conosciuti dai tanti nostri fan come autori di alcuni dei colossal dei giochi a movimento nascosto come Lettera Whitechapel e tanti altri. Qui tornano con un gioco che però è uno spin-off, diciamo così, completamente diverso dal punto di vista delle meccaniche ma anche delle dinamiche di gioco, perché si parte dal concetto di un gioco uno contro tanti in cui quello da solo è nascosto e gli altri lo inseguono, ma qui questo diventa l'elemento di interazione fra i giocatori, non l'obiettivo della partita, che è invece un vero e proprio gioco di deduzione, di caccia all'assassino, se vogliamo, in cui appunto buona parte delle indagini viene veicolata grazie all'inseguimento su mappa, come vediamo da questi luoghi. Esattamente, quindi la peculiarità è che si parte da un concetto molto caro a appunto gli appassionati dei giochi di fuga, ma con uno sviluppo totalmente diverso che lo rende quasi simile a un Cluedo, se vogliamo, una vera e propria caccia all'assassino. Benissimo, e per quanti giocatori abbiamo detto che è? Allora, è un gioco 2-6 giocatori, ovviamente come nella nostra tradizione dei giochi di fuga è sempre un 1 contro 5, quindi in base al numero di giocatori vengono controllate un differente numero di pedine che saranno poi abbinate delle tessere, perché un'altra peculiarità di gioco rispetto ai classici di giochi di fuga è che c'è un'altissima simmetria tra le pedine degli inseguitori. Quindi è molto importante, diciamo, gli effetti, le limitazioni, per usare il termine corretto, di ciascuna pedina, e la giocabilità cambia tantissimo a seconda di quelli che si controlla combinandoli, esattamente. Perfetto, benissimo. Allora, non ti chiediamo ulteriori spoiler, vi lasciamo anzi lavorare, quindi attendiamo con ansia questo bel gioco che a me è piaciuto molto per quello che abbiamo potuto provare qui. Mi fa piacere. Ti ringrazio ancora, poi sono appassionato di questo genere, quindi sarò uno dei primi acquirenti. Ringraziamo Giacomo, salutiamo e l'ospitalità di Giochi Uniti. E ciao a tutti amici di Io Gioco e alla prossima. Buon divertimento!